Buonasera, ciao a tutti. Stasera continuano gli incontri degli Open Talk. Siamo a metà strada e dopo le fatiche della Linux Arena, per quanti c'erano e sanno cosa abbiamo passato, infatti non riesco a mettere la maglietta perché è usurata. Sì. No, stasera il nostro relatore è Giovanni. Anche lui ha il difetto di essere ingegnere, ma insomma glielo perdoniamo. Non sono perito, bene. Non sono disegnatore meccanico. Ah, disegnatore meccanico, sì. Sì, per quello che faccio. Stasera ci parli dell'open source legato al mondo del web e del mobile, sì. E soprattutto anche quanto fidarci e quanto non fidarci di quello che sì. Troviamo sul web, un po' a tutti i livelli, e anche quali sono i trucchi per saperci muovere all'interno di questo mondo, perché non è tutto oro quello che luccica, insomma. Parecchi spunti, poi dipende anche dalle vostre domande, dalle vostre esigenze. Stasera siamo pochi buoni, quindi aumenteranno le domande, sicuramente sì, non ci saranno timidi. Possiamo dilungarci quando vogliamo. Bene, ti lascio la parola. Ciao. Vediamo un po'. Web e mobile, perché oggigiorno possiamo dire che sono legati, libero open source, ovvero come si pone in realtà il software libero e open source è un'era del web e mobile. Faremo una panoramica sui servizi web liberi e sulle offerte alternative, ma poi faremo un discorso assolutamente tutto autonomo. Allora, questa è la mia presentazione, la mia biografia completa. Allora, io sono un disegnatore meccanico libero professionista, nato nel 74, quindi non sono proprio giovanissimo, e vivo a Remanzacchio, in questo video sono un po' ospite qua, no? Allora, la mia biografia invece è come linuxiano, diciamo, a parte nel 2003, diciamo, in cui un mio caro amico mi ha fatto provare una distribuzione live, che era la famosa Fnotix, che forse avete un po' tutti avuto modo di provare, ed è stato subito amore, no? Successivamente ho fatto questo passo perché frequentavo un negozio di informatica che mi ha proposto, era d'acquisto, si chiama SUSE Linux, è una distribuzione che era venduta perché, non perché il software fosse proprietario, quindi in vendita, ma perché la confezione praticamente offriva, a parte un pacco di CD mostruoso, DVD, dei manuali spettacolari, veramente in italiano, completi, che raccontavano, oltre che la distribuzione, una guida per essere utente, veramente un sacco di cose, dalla gestione della rete, è un progetto, una distribuzione che valeva tutti i soldi, diciamo, di questa confezione, e quindi mi sono avvicinato, sono stato molto contento. SUSE utilizzava il desktop KDE, il desktop Live KDE, che fosse uno di quelli un po' più simili, diciamo, a chi più pratici per chi viene da Windows. Ed è una delle distribuzioni anche adesso che è diventato open source come progetto che lo propone al meglio. Dopodiché ho frequentato quasi ogni anno, praticamente ogni anno Linux Day, quindi insomma ho visto un po' cosa succede nella regione, ma soprattutto lavorando da casa, il web, diciamo, tutto il mio tempo libero dedicato al web, nelle pause del lavoro, eccetera. Quello che mi ha fatto conoscere invece lui e questi ragazzi qua e tante altre persone in giro per l'Italia è parte nel 2011. Praticamente io tentavo di creare un Linux anche lì nel mio comune di Manzacco, però diciamo che il comune non mi ha mandato molto. E allora ho pensato all'opportunità di provare come social network, perché vedevo che erano molta. Si stavano diffondendo bene, avevo iniziato con uno che mi è sembrato molto promettente, praticamente, è Twitter. Molto promettente perché vedevo che i ragazzi, come Twitter ha la caratteristica di scrivere i messaggi, si chiama microblogging, nel senso scrivi piccoli messaggi di 140 caratteri che sono praticamente come degli sms che tu invii online, no? Allora, questa caratteristica particolare di questo servizio l'ha fatto diffondere velocissimamente a tutti i ragazzi che hanno un telefonino connesso a internet, no? Quindi ho visto questa opportunità, ho visto che il pubblico era molto ricettivo, c'è tanta discussione, ho detto, buttiamoci di provare a raccontare di Linux attraverso Twitter. E da lì poi è nata un po' tutta la mia
la mia avventura sul web è solo il fatto che mi interesso e racconto tutto quello che osservo, che ritengo fondamentale. E non essendo informatico, ma anche per colmare, lo scrivo anche qua, anche per colmare quello che ritengo una carenza dell'offerta, ho improntato il mio progetto sull'osservare, informare e discutere il mondo Linux dal punto di vista dell'utente comune. Cioè, non tanto lo sviluppatore, ma le persone qualsiasi, quindi gli utenti che non sono interessati a scoprire esattamente come funziona il PC e i dettagli dei programmi, ma che usano il computer per fare le cose di tutti i giorni, no? E quindi ho iniziato a vedere che cosa offre l'open source, il software libero alle persone, a quello che si può fare con il computer normalmente, dal usare le risorse del web, a tutte magari software per la creatività, per la grafica, per creare musica, per l'editing video. Osservando tutti questi argomenti, ho avuto l'opportunità di parlare a un pubblico più variegato, cioè più comune, diciamo. E quindi da qui l'argomento di questa sera, ovvero, diciamo, una delle cose che va per la bocca, cioè il web, i servizi web, e sono quindi legatissimi le applicazioni mobili che si basano fondamentalmente su servizi web. Allora, partiamo, diciamo, facendo un po' di storia, no? Come siamo giunti a tutto ciò? Siamo partiti dagli anni 80 con i personal computer, la diffusione del computer domestico, quindi un computer a costi accettabili, che però, diciamo, era adibito all'attività stand alone, cioè si arrivava lì con il nostro programma, si partiva con una 64, con la cassettina oppure con i floppy, e si faceva tutto in solitario, il computer scollegato dal resto del mondo, si giocava a casa, si programmava a casa. Quando è arrivato internet vuol dire costi accettabili per la larga diffusione, e sostanzialmente avevamo di fronte un web statico in cui avevamo delle informazioni, cercavamo e ricavavamo delle informazioni però passive, cioè leggevamo delle informazioni e non avevamo interazione, e questi erano gli anni 90. E la rivoluzione è venuta con il web cosiddetto 2.0, ovvero il web dinamico, in cui c'è interazione tra siti web ed utenti. Passiamo, diciamo, attorno agli anni 2000 in poi. E quindi iniziano a svilupparsi queste nuove risorse. Queste tre divisioni che ho fatto sono anche un po' temporali, se vogliamo, perché, diciamo, abbiamo la prima fase in cui iniziano i blog, le chat, i forum, i wiki come risorse. Il blog, diciamo, ha fatto la prima parte della rivoluzione, ovvero quando c'è stato il boom dei blog personali, abbiamo visto delle piattaforme che tipo Splinter. Io ad esempio utilizzavo Splinter, era un portale che ti offriva dei blog facilmente personalizzabili, potevi creare un tuo blog, avevi dei template, potevi fare l'estetica che volevi, varie possibilità, un modo facile e una piattaforma per bloggare, no? Per scrivere un proprio diario personale, quello che si voleva. E successivamente, sviluppando appunto queste piattaforme di blogging, abbiamo iniziato a vedere degli hosting e condivisione di media, cioè cosa succedeva? Le persone, oltre che a scrivere, magari volevano pubblicare dei video, iniziava ad esserci YouTube, tanti contenuti da poter incorporare nel proprio post, oppure anche magari foto personali. Quindi sono nati questi hosting, questi portali, come appunto ho citato YouTube, Flickr, Vimeo, Sudati Casa, che offrivano la possibilità di caricare dei propri contenuti, dei propri video, delle proprie immagini, e poterli anche utilizzare nei blog o diffonderli con i propri amici o utenti. Dopodiché, la rivoluzione delle rivoluzioni, sono i nostri, arrivano i social network, Facebook, Twitter. La grande rivoluzione che io ho vissuto, perché, diciamo, frequentavo con i vari MSN, diciamo, magari amici, o con i blog, o con i primi social network, c'è una cosa che forse chi ha, diciamo, chi è un po' più grandino, ha vissuto anche lui questa fase qua, ricorderà molto bene. Quando è nato Facebook,
siamo passati dall'uso nei social network o nelle chat, diciamo, siamo abituati ad usare il nickname, cioè a godere dell'anonimato. Chiamavamo un nome di fantasia, no, può essere anche Linux Bell, l'ho usato io, comunque quello vostro preferito. Ha invece Facebook che, diciamo, con una campagna di marketing abbastanza convincente, anche se un po' sudura, e con l'aspettativa, diciamo, con la prospettiva di farvi incontrare i vostri amici di infanzia o incontrare comunque online i vostri conoscenti, e ha spinto praticamente tutti ad uscire dall'anonimato ed iscriversi con un proprio nome e cognome. Poi è chiaro che ognuno è libero anche di inventarsi delle credenziali, però diciamo che il forum di compilazione per la volta, o comunque la pubblicità, il marketing di questo social network, invitava, se metti il tuo nome e cognome, hai la possibilità, i tuoi dati veri, di trovare le persone che conosci o hai conosciuto. E lì si è aperto un po' questa nuova era in cui l'anonimato e la privacy sono un po' a rischio, diciamo, o siamo più esposti, diciamo, di prima. E... A proposito di Facebook, però non è che sia stata un'invenzione, nel senso è stata la trasposizione di qualcosa che c'era già, perché è questo libro dove loro a scuola preparano ogni anno il libro dei, sì, dei compagni di classe. È un progetto che è nato prima in una rete locale universitaria, e è piaciuto l'idea di poter connettere le persone, sì, boh, diciamo che l'essenza del social network è sempre quella, però Facebook, diciamo, parlando di persone effettivamente esistenti, ha messo effettivamente in contatto, cioè quella parte lì è stata anche abbastanza mantenuta, perché se tutti ci mettiamo nome e cognome in rete, in un social network, connessi, ci facciamo trovare, voglio dire, è ovvio che questa funzione di ritrovo sociale avviene. Però, voglio dire, è stato importante questo passaggio, cioè questa consuetudine prima, diciamo, del nickname anche nei blog, cioè ci si teneva un po' di più a distanza, si raccontava magari il proprio diario anonimo, le proprie storie, e però ci si teneva un po' a distanza con i nickname. Dopo c'è stato un passaggio un po' epocale in cui il messaggio di Facebook è che se vuoi essere connesso, no, devi fare questo passaggio qua, che è un po', sì, il tranello, cioè sei connesso comunque, però l'input di Facebook è sei connesso se ti esponi, no, in prima persona, e questo ha cambiato molto le cose. Allora, quindi, riassumendo, come vi scrivo qua, le attività digitali degli utenti si sono spostate negli anni dal PC e dai software installati residenti ai dispositivi mobili e servizi basati sul web. Si è passati quindi la fruizione dei contenuti, cioè dal consultare i contenuti del web all'interazione con i contenuti, cioè ad esempio a commentare una notizia o delle informazioni, fino alla creazione stessa dei contenuti. Cioè, se prima c'era una figura terza che pubblicava dei contenuti e li rendeva disponibili, adesso gli stessi utenti che interagiscono, che vanno su internet, sono coloro che generano i contenuti stessi del web. E questo è un passaggio fondamentale, per cui si dice, ad esempio, come la puntata di Repo di cui poi parleremo, il prodotto sei tu, perché sei tu che crei il contenuto. Abbiamo un provider di servizi, si chiamano provider per appunto perché forniscono una piattaforma in cui la gente si iscrive e pubblica il contenuto e genera il contenuto. E questa è stata ed è una rivoluzione. Sembra una ragione logica quella di cui ho appena parlato, però parliamo di decine d'anni, e tutto è cambiato molto velocemente, quindi anche le persone hanno visto questa evoluzione dei servizi o di ciò che offre il web evolvere in una maniera velocissima, e spesso non si sono resi conto di cosa comportava questo passaggio a scattini, graduale, no? Come ve l'ho proposto io, è stato un passaggio molto graduale, quindi non sempre le persone si sono rese conto di cosa stava succedendo con questo passaggio.
possiamo anche dire che durante i passaggi che mostravi però si è anche allargata la platea degli utilizzatori, no? Perché da sì, quelli che eravamo noi in cantina negli anni 80 adesso ci sono chiunque, insomma, ormai è su internet o sì. Con... E c'era tutto un crescendo, perché ovviamente internet all'inizio era lento, costoso, poi pian piano ovviamente le tecnologie sono avanti, è stato crescendo, tutto è collegato. E è un po' difficile dire chi ha spinto cosa, perché anche il discorso della mobilità, degli smartphone, cosa è stato a spingere? La disponibilità dei contenuti oppure le piattaforme hardware sempre più prestazionali? Sì, è difficile da dire, una cosa forse ha spinto l'altra, è stato tutto un susseguirsi. Sta di fatto che siamo arrivati a un'era in cui ci si connette in mobilità, non più dal PC di casa. E quindi questo fenomeno, come vi scrivo qua, in questa slide, lo possiamo leggere in maniera molto limpida dal crollo di vendite di PC e dalla contrapposta, perché sono legate, impennata di vendite di smartphone e tablet. Che si potrebbe pensare che c'entri la crisi economica, ma parzialmente, perché comunque è una tendenza che persiste. Con quello che costa un iPad non credo c'entri la crisi. Sì, ci sono smartphone, diciamo, molto costosi, smartphone di base economici, adesso ce ne sono di tutti i gusti, però voglio dire, quando sono, e lo vedremo tra un attimo, quando sono venuti fuori i netbook, voglio dire, è stato il primo vero passo che portatile, diciamo, se vogliamo per un discorso di autonomia di batteria, sì, mobilità va bene, però cioè, deve avere una prolunga, cioè deve avere una presa elettrica, perché se voglia parlare di mobilità con... deve avere una bella batteria. I netbook, essendo piccolini, schermo piccolo, quindi consuma poco, efficienti, processori efficienti, hanno permesso il fatidico salto e la connessione in mobilità. Si può fare, cito recentissime analisi di mercato che dicono appunto, tipo Gartner, che è uno dei più qualificati, nel primo trimestre 2013 le vendite dei PC nel mondo sono crollate al livello più basso dal secondo trimestre del 2009, quindi veramente si può dire che il PC, non dico che sia morto, però non gode di ottima salute. E anche il PC, la vendita del PC segna il maggior crollo di sempre in un singolo trimestre. Questo fenomeno, questa tendenza, ha un risvolto molto positivo per chi cerca un'alternativa, diciamo, a un monopolio di Windows o di Microsoft. Adesso non dico che tutti dobbiamo usare Linux, cioè io sono per la massima libertà, chi si trova bene con una piattaforma la usi rapidamente, però voglio dire, siamo passati dagli anni passati a uno share market, cioè una fetta di mercato di Microsoft che era del 90% quando era l'era del PC, all'attuale che, considerando tutto il computing, cioè PC, desktop, tablet, smartphone, tutto ciò che, con cui oggi praticamente si può realizzare il computing, cioè si può accedere a internet, si può avere programmi anche discretamente potenti, lo share market attuale di Microsoft, considerando tutto questo, è del 20%, cioè da 90 al 20. Quello che sembrava un colosso indistruttibile, un monopolio, considerando l'attuale scena del mercato, diciamo, consumatori, degli utenti, si è ridotta così tanto. Non è solo merito di Linux o di Android, c'è anche Apple che con i suoi dispositivi ovviamente ha fatto tendenza, se negli smartphone, diciamo, che Android la fa da padrone, il mercato ad esempio dei tablet è ancora abbastanza difficile per Android, quindi piace sempre molto l'iPad perché è nato prima, diciamo, forse ha più mito, ha più brand. Comunque la situazione è questa qua. Allora, social network, hosting, condivisione di foto e video, informazione, shopping, mappe. Il web è il luogo della stragrande maggioranza delle nostre attività, per le quali, appunto, come ho detto, non è più necessario stare seduti di fronte a un PC, ma basta un terminale. Chiamo terminale proprio non a caso, perché... Nel senso proprio. Nel senso proprio, sì, perché... non abbiamo più, anche se lo smartphone sembra un dispositivo così potente, non è tutto contenuto nello smartphone, ma è un terminale che si connette a server e sono i server che fanno il caldo, quindi
quello che per magari il nonno o lo zio può sembrare un prodigio della scienza e della tecnologia, sia attenzione, che non è. Una volta dicevano computer puoi far di tutto, una volta, perché c'erano dei software residenti, il computer effettivamente era al centro dell'attenzione, adesso invece sono i server, internet, quello, il discorso di questa sera è proprio su questo aspetto, che quello che abbiamo in mano, con cui ci connettiamo, è un terminale, non abbiamo noi il potere, la potenza di calcolo, le funzioni. Però attento a non andare troppo indietro, perché se vai con qualcuno che lavora negli anni 80 sa bene cos'è un terminale. Sì, sì, beh, diciamo, io... Allora richiedevano un bel cavo. Sì, un bel cavo, sì. E forse terminale per far capire più la differenza, sì, diciamo, sì, certo. Sì, cioè, che non c'è più non c'è questa indipendenza in quello che ci portiamo in tasca, diciamo, il nostro smartphone. Allora... basta un terminale connettività, io ho messo tra parentesi agenda digitale, mi leggi, perché questo è un aspetto non indifferente. L'Italia, diciamo, è un paese un po' non proprio fortunatissimo da questo punto di vista. La bontà dei servizi in mobilità di cui possiamo accedere dipende tantissimo dalla velocità delle connessioni che abbiamo. Mentre in America hanno, che ne so, la LTE, il 4G, qua in Italia Non abbiamo ancora tutta questa potenza, siamo con infrastrutture. L'azienda digitale italiana, per chi vuole spingere magari il proprio partito o problemi politici, è una delle cose che sarebbe fondamentale da sviluppare, non solo per servizi, diciamo, per i consumatori o così, ma proprio perché genera PIL, genera percentuale di PIL, perché permette a tutto un settore di svilupparsi e anche l'azienda ad avere dei servizi molto importanti, cioè quindi sarebbe molto importante. Ma sai, magari mi si trae da altre parti, allora... Ma dipende, diciamo, su cosa punteranno per lo sviluppo economico. Se sono il fornitore della carta di qualche ministero, magari un po' piacere che ci sia. Sì, c'è molta... diciamo che il web... passiamo sulla politica, non vorrei sbilanciarmi, però il web con i suoi servizi fa la concorrenza ovviamente alla televisione, quindi bisogna vedere un po' l'equilibrio delle forze nel nostro paese. Boh, diciamo che Telecom, insomma, potrebbe, non è proprio l'ultimo arrivato dal suo monopolio, potrebbe spingere un po' per darci servizi sempre migliori. Beh, adesso che sarà comprata dai cinesi vedremo. vedremo. Allora, tutta questa evoluzione ha fatto sì che due protagonisti del web come Google e Mozilla, molto differenti proprio nella natura di queste due organizzazioni, magari ne parleremo dopo, hanno pensato che fosse ora di creare un sistema operativo che avviasse direttamente il web sui nostri schermi. Questa è stata un'innovazione abbastanza recente. Non mi ricordo adesso chi è nato per prima. Questi sistemi a cui mi riferisco sono per Google Chrome OS e per Mozilla, adesso si chiama, il nome era diverso, Firefox OS, e dopo ve li presenterò. È nato, diciamo, Mozilla ha cercato prima di fare un clone di Chrome OS che si chiama Webian, è un progettino molto semplice che al pari di Chrome OS praticamente è basato sul kernel Linux, quindi sul cuore di Linux, delle distribuzioni che usiamo, molto più leggero, faceva partire praticamente il web, cioè Chrome OS faceva partire, diciamo, il browser Chrome di Google, e sapete che l'insieme dei servizi di Google offrono praticamente quasi tutti i programmi e risorse per fare quasi tutte le funzionalità che vuole per un utente comune, cioè andiamo dal video con YouTube, in cui anche magari c'è un po' di editing, c'è di casa per le foto, le news, cioè Google con i suoi servizi è cresciuto talmente tanto che può offrire praticamente tutto quello che i software residenti, non diciamo tutto quello, ma la maggior parte delle esigenze, può coprire la maggior parte delle esigenze degli utenti. Quindi ha avuto questa pensata di creare un sistema operativo basato proprio sul browser. Addirittura, come chi usa, insomma, Chrome, come quello conosce, il browser Chrome ha il suo App Store, cioè il suo, il
il suo market, dove può installare delle applicazioni sul browser. Quindi lo stesso principio è servito a creare questo Chrome OS. Con Chrome OS sul mercato trovate i netbook, i Chromebook si chiamano, oppure i Chromebox, che sono dei portatili o dei netbook, diciamo, e senza Windows, proprio avviano Chrome OS. I Chromebox sono dei laptop, cioè sono dei computerini sempre con lo stesso hardware, diciamo, dei netbook, dei portatili, che si collegano invece a monitor, a tastiera, diciamo, per un uso desktop. Mozilla ha creato Firefox OS, che è un sistema operativo che presenterò dopo, molto molto interessante, e anche perché diciamo che mentre Chrome OS si basa per lo più sui servizi, è molto incentrato sui servizi di Google, Firefox OS è un po' più libero, diciamo, offre maggiore libertà di scelta di servizi e di applicazioni. Allora, tutta questa tendenza di cui abbiamo parlato fino adesso ha ovviamente delle insidie, ovvero le condizioni con cui questi servizi vengono offerti, diciamo, tra virgolette, gratuitamente. E quello che vedremo in questa discussione qua è come si pongono in tutta questa rivoluzione di cui abbiamo appena parlato e che è successa, come si pongono con Linux, il mondo dell'open source. È stata velocissima questa evoluzione. E pochi anni fa, quando ho iniziato magari anche la mia attività sui social network, tutti erano concentrati, sai, noi appassionati, tutti concentrati su GNU Linux, cioè la distribuzione Linux da installare con il nostro disco sul PC al posto di Windows, diciamo, quasi l'attività di base che le associazioni come lui di Pordenone portano avanti, come portano avanti in tutta Italia. Però nel corso degli anni è successo che vicino c'era una generazione di giovanissimi che iniziava ad avere Android e collegarsi, neanche stare a casa con il proprio computer, ma a collegarsi con il cellulare. Quindi iniziava ad esserci un po' uno scollamento, cioè una generazione che ragiona col PC e una generazione che inizia a ragionare in modo diverso, con le touch e con gli smartphone e tablet. E quindi anche la realtà open source si è evoluta e ha dato le sue offerte, che vedremo tra poco. Allora, questo era nel caso in cui ci fosse qualcuno che non conoscesse un po' Linux e i traguardi che ha raggiunto. Questo è stato per celebrare l'anno scorso i 20 anni di Linux, una infografica, insomma, molto chiara, offerta dalla Linux Foundation, che racconta, ecco qua, vediamo un po' l'evoluzione di Linux. Di Linux intendiamo proprio il cuore, il kernel, quello che dà vita non solo all'istituzione Linux di adesso, ma anche ad Android, ai server, ai dispositivi incorporati, si chiamano embed, al software che gira magari una macchina fotografica, anche nei frigoriferi, nella lavatrice, tutto quello che... Pausa tecnica per la registrazione video. No, vabbè, io penso che chi si è fatto tutta un'altra fila ha delle spalle larghe e paura di niente, dice. Non ha paura di niente. No, bellissimo, cioè, questa sembra uno scherzo. No, è comprensibile quello che dici, sì. È tristemente comprensibile. Chi ha vissuto più passaggi di questa storia ha le spalle più coperte, perché tu dimmi quando sei lì. Siamo ripartiti. Sì, allora, torniamo un attimo sulla slide e poi ne prendiamo questo. Allora, la storia di Linux qui è riassunta e si è svolta anche questa molto rapidamente. Si è partiti dalle prime righe di codice del papà di Linux, che è Linus Torvalds, al 2011, dal 91 al 2011, in cui Linux ha raggiunto dei traguardi notevolissimi. Abbiamo importanti compagnie che fanno miliardi di dollari, come Red Hat nel 99, vendendo i servizi legati soprattutto magari a server o uso aziendale, una compagnia che sull'open source fonda i suoi ricavi altissimi, che specialmente in quest'ultima anni di crisi ha conosciuto nuovi record in alto, quindi sta crescendo l'importanza dell'open source e il vantaggio che offre alle aziende o chi fornisce servizi.
al 2010, in cui diciamo, vediamo i risultati principali raggiunti da Android nel campo degli smartphone, soprattutto perché dicevo che diciamo, la parte tablet solo negli ultimi anni sta avendo buoni risultati anche con Android. Scusate. E l'anno di celebrazione 2011 di questo anniversario che vede praticamente 20 anni di Linux, Linux che raggiunge la maggior parte dei supercomputer nel mondo, il cuore operativo informatico delle borse di tutto il mondo, l'uso negli ospedali, l'uso pubblico, l'uso veramente sconfinato di questo kernel, di questo cuore open source. Si è dimenticato il 2012, fondazione del PNLU, un'altra parte familiare è stato importante da gruppetto di amici che si trovavano così a dire a farsi due chiacchiere adesso ci odiamo ma siamo a una situazione importante che PNLU ha cominciato nel 2004, ecco, come gruppo di amici, come gruppo di amici, sì, ecco. Sì. Quindi vedi, siamo qua tra IBM e Linux sulla copertina di Business Week, siete lì. Allora, ecco, questo era quello che chiedevo prima se mi interessava un po' di storia. L'era del netbook. Allora, tocca fare un po' di pubblicità. L'ASUS ha commercializzato questa piccola rivoluzione, diciamo, che è stata le PC, che ha segnato il passo appunto verso la rivoluzione del personal computing, che vide come protagonista questo PC. Cosa forniva? Le prime versioni, per essere economico e competitivo come prestazioni, un sistema operativo basato su Linux che si chiamava Xandros, non diciamo la distribuzione più famosa, ma comunque un sistema, siccome il monitor era di 7 pollici, molto piccolo, ci voleva, diciamo, più che un sistema operativo desktop rimpicciolito, ci voleva proprio una cosa fatta ad hoc, forse più vicino a quello che può essere un'interfaccia di smartphone, più che per... Quindi è stato scelto Linux appunto per queste caratteristiche di versatilità e di personalizzazione. Di basso costo, garantito appunto sia da un hardware molto semplice, ma anche dal software open source. Vera portabilità, perché era piccolino, leggero, grande autonomia di batteria, e il netbook da questo momento, dalla presentazione delle PC, diventa un trend e apre ufficialmente, diciamo, l'era dell'accesso all'internet in mobilità e quindi la commercializzazione, ad esempio, con i nostri operatori, ad esempio in Italia, delle chiavette, famose chiavette internet. Okay. E qui parte tutto, diciamo, la rivoluzione. Da questo momento i ragazzi, cioè chi più giovane è stato all'università, c'erano i netbook. I netbook hanno iniziato a erodere, diciamo, il mercato dei PC desktop. Qui inizia la crisi delle vendite dei PC, diciamo, tradizionali, portatili, dei laptop, di quelli un po' più grandini, e del PC desktop. Che lo siamo qui? Allora, qui diciamo attorno al 2007, diciamo, perché qui inizio a raccontare quello che secondo me è stato un progetto molto importante, che è stato Moblin. Anche gli appassionati di Linux, non tutti conoscono esattamente la storia di Moblin, però io l'ho seguita, siccome appunto ero molto attento ai temi più vicini all'utente comune, diciamo, ho guardato molto questa storia perché mi sembra molto interessante. Allora, Moblin è stato un progetto che voleva cavalcare appunto questa era del netbook. È nato, iniziato nel 2007, che hanno qui stato presentato anche Android, primissimo raggiunti di Android, ed è nato da Intel, che ha lanciato questo progetto. I risultati, diciamo, pubblici e tangibili iniziano, diciamo, a vedersi nel 2008, quando vengono presentati i famosi processori Intel Atom, cioè
l'hardware più efficiente, diciamo, per il network. E non è da poco questo discorso qua, perché Intel in questo caso aveva una grande forza a livello di hardware in quest'area, in questo trend. Moblin significa, sta per Mobile Linux, ed è nato come sistema operativo specifico dedicato a netbook, netop è stesso hardware, scatolina, attaccare la tastiera e monitor, e MID erano i mobile internet device, cioè il pre-smartphone, cioè quei, non dico palmari, erano quei device, diciamo, uno schermo molto grande, fatti specificatamente per collegarsi a internet, non per forza telefoni. Dopo è stato unificato, comunque ad esempio Nokia aveva fatto ad esempio un suo internet tablet, ad esempio uno dei, diciamo, antenati dell'N900, adesso mi ricordo, mi pare si chiamasse N700, il primissimo. E nella primavera 2009, questo è un passaggio non da poco, Intel cede il progetto Linux al Linux Foundation, quindi questo trasforma, dà ancora maggiore importanza a un progetto che comunque è nato come open source. Intel più Linux Foundation promuovono e portano avanti Moblin. Il boom per gli utenti netbook avviene un po' più tardi, diciamo nel 2009, quando viene presentato Moblin 2, la release 2, prima alfa, poi beta, e qui proprio era facilmente installabile su netbook e nettop, ed era proprio usabile, diciamo, abbastanza stabile. Questo sistema operativo era basato su Fedora e su una versione personalizzata di GNOME Mobile. Una delle cose più impressionanti di questo sistema operativo è l'interfaccia innovativa e accattivante e i tempi assolutamente fulminei di avvio. Era una scheggia. Quando ho comprato questo netbook qua, è stato il primo sistema operativo che ho installato ed era una bomba. Però, diciamo, questa interfaccia innovativa e accattivante era un desktop sempre adattato, cioè piccoli schermi, un uso più limitato del desktop, non è il desktop canonico di tipo i vecchi GNOME, o comunque magari tipo Windows XP, non era così, era un desktop più simile anche qua, interfaccia adattata per questi dispositivi portatili con lo schermo piccolo, e più simile forse a quello che può essere un'interfaccia smartphone che non un'interfaccia desktop. Da questo progetto qua, che è piaciuto molto anche a tutti i progetti più famosi delle distribuzioni Linux, abbiamo visto appunto nascere distribuzioni derivate, in cui veniva ripresa, diciamo, l'interfaccia grafica, da parte di Fedora, di Ubuntu, di OpenSUSE, di Linux, ovvero il cuore delle distribuzioni tipo Ubuntu Fedora rimaneva la stessa, però si utilizzava questa interfaccia per chi voleva installare la propria distribuzione su un dispositivo come un netbook così piccolo. E, piccola parentesi, ma non da poco, Dell, uno dei primi, diciamo, una prima azienda che ha voluto credere in Linux e in particolare in Ubuntu, ha presentato e venduto un piccolo lotto di questa derivata Ubuntu Moblin Remix, e dopo ha venduto anche man mano altri netbook, sempre tipo questo, o laptop dotati di Ubuntu. Quindi è stato un passaggio molto, sì, che ha incoraggiato, diciamo, Dell come azienda a investire su Ubuntu e a pubblicizzarlo. Anzi, a dire, è stata una cosa molto simpatica da parte di Dell. Quando Dell ha iniziato a utilizzare questo piccolo aneddoto, ha iniziato a mettere le mani a distribuire il PC con Ubuntu, aveva fatto rappresentanti di pubblicità. Sì, mi ricordo se era il CEO oppure il responsabile del marketing, comunque aveva rilasciato questa dichiarazione che Ubuntu era più sicuro per stare di Windows, siccome Dell vende anche, anzi ragazzi, la grande maggior parte di PC Windows. Dopo questa dichiarazione c'è stata una specie di correzione in tempo reale, in cui
No, sul sito web è apparso il bannerino del consiglio Windows, sì, per il proprio PC, vabbè. Diciamo che in quel suo era appurato, che Ubuntu era promettente, sicuro e pratico, però dopo, diciamo, per tenere buoni rapporti con Windows ha rimesso le cose a posto. E chi è un utente da tempo di Ubuntu, diciamo, ricorderà che, a parte questa versione basata su Moblin, e Ubuntu aveva proposto anche una sua versione specifica con un'interfaccia studiata in casa per Netbook, si chiamava Ubuntu Netbook Remix. E anche questo progetto che ha fatto Ubuntu è stato molto importante perché ha generato un sacco di distribuzioni derivate e ancora più ottimizzate e apprezzate, come ad esempio c'era, io ad esempio ho provato Easy Peasy, ma ce n'erano veramente tante. Quindi chi magari notava che aveva fatto l'errore di comprare un Netbook con Windows, diciamo, si chiedeva cosa potrei mettere di molto più veloce e pratico, e guardava a Linux e alle proprie offerte, trovava una vastità di sistemi operativi ottimizzati da far paura per tutti i gusti, per tutte le esigenze. Un'altra rivoluzione dal Netbook verso appunto ai MID, a questi dispositivi, diciamo, padri degli smartphone, si è vista a settembre 2009 all'Intel Developer Forum, in cui è stato presentato il concept di Moblin 2.1 e proponeva, su base hardware Intel Atom specifica per i dispositivi ancora più piccoli, quindi vicino a quello che sarebbe poi diventato lo smartphone, una versione specifica di Moblin con un'interfaccia anche qua molto molto innovativa, che è stata poi ripresa, poi vediamo se riusciamo a caricarlo via YouTube, ve la faccio vedere, e molto innovativa per gli anni, diciamo. Anche in questo ambito, ho messo un'altra nota, Ubuntu ha studiato, però qua ha avuto meno successo, diciamo, non è stato provato da tanto avanti, una soluzione per questi device MID, Ubuntu Mobile, Ubuntu for MID, trovate ancora qualche pagina che racconta di questo progetto. Anche qua era un'interfaccia rettangolare molto stretta in cui si scorrevano, diciamo, delle icone molto grandi, molto carina, diciamo, però anche qua c'era tanta carne al fuoco, perché da una parte c'era Intel che sviluppava Moblin e tutte le distribuzioni classiche ci stavano lavorando, disperde dopo le forze, pareva brutto, diciamo, allora lì, mentre Netbook ha avuto successo la distribuzione specifica di Ubuntu, qui non hanno voluto concentrarsi troppo. Beh, qui la facciamo un po' lunga, diciamo che nelle varie fiere internazionali di mobilità o di computing e consumer, Moblin aveva avuto molto successo, cioè ancora prima di uscire in versione definitiva tante aziende erano incuriosite da questo sistema operativo, sia dall'LG, ad esempio, che aveva presentato il primissimo smartphone che impiegava appunto Moblin come prototipo, lo presentò, che ad esempio la Genevieve Alliance, che è un consorzio di costruttori di automobili, che ad esempio qui cito tra i vari partner vedi BMW, General Motors, il gruppo PSA, cioè Peugeot, Citroën, che scelse Moblin proprio come base per la propria piattaforma. Questo lavoro qua di Genevieve con la Linux Foundation prosegue tuttora, cioè Linux è tuttora, c'è un evento annuale, o anche forse viene più di una volta all'anno, si chiama Linux Automotive, che raccoglie tutto quello che questo consorzio e chi opera in questo settore fa grazie a Linux. Io ho visto ad esempio BMW, cioè quello che vedete oggigiorno sulle macchine forse di fascia più alta, quindi il cruscotto, il tachimetro, gli strumenti in LCD, oltre ai sistemi di intrattenimento, una buona fetta di questi sistemi è basato su Linux e sul lavoro che è partito con Moblin, diciamo, e dopo si è evoluto.
Perché noi oggi conosciamo Android e non conosciamo Moblit, se non sbaglio, perché è successo un fattaccio molto brutto, drammatico al Mobile World Congress del 2010, cioè cosa è successo? Intel e Nokia annunciano la fusione dei progetti rispettivi Moblit e Memo. Chi conosce Nokia e l'N900 come dispositivo sa che cos'è Memo. E è un sistema operativo anche di open source basato, per lo più open source non proprio completamente, ma quasi, basato su Debian, che diciamo ha una nicchia molto affezionata a tutt'oggi. Intel e Nokia si sono fusi nel progetto Migo. È un abbraccio mortale, io ho scritto proprio drammaticamente, perché Nokia farà perdere tempo prezioso al progetto per poi abbandonarlo in favore di un soffocante, nel proprio caso di dirlo, accordo con Microsoft. Ovvero quello che è stato importante, cioè tutto questo quello che abbiamo detto prima, cioè questa evoluzione velocissima richiedeva tempi di sviluppo di progetti molto rapidi. Linux o l'open source in generale hanno questa capacità, essendo open source e quindi lo sviluppo è distribuito, non c'è una sola azienda proprietaria che sviluppa in casa il suo software. E Linux, e l'abbiamo visto comunque con Android che si basa su Linux ed è open source, propone tempi di sviluppo velocissimi proprio per questa sua caratteristica, ma in questo caso la partnership di Intel con Nokia nel progetto Migo non ha visto questa velocità, è stato lentissimo, perché Nokia ha voluto trasferire, per i tecnici diciamo, prima Moblin era basato su FreeBSD GTK e poi dopo Nokia ha voluto trasferire tutto, migrare alle Qt, a quello che conosceva, diciamo librerie grafiche che conosceva, e questo ha fatto perdere del tempo. Poi probabilmente Nokia, queste sono le considerazioni da quello che vedo, pensava di avere una pappa pronta, cioè di sbarcare tac nel mercato con Moblin subito, facilmente, invece c'era del lavoro da fare, perché Intel ha messo questo sistema che era adatto per i netbook, però non aveva la telefonia, diciamo il know-how della telefonia, e quindi magari Nokia doveva fare la sua parte. E Nokia è una di quelle aziende che anche dopo si è visto, sì, open source, ma non ci credo proprio tantissimo, cioè teneva sempre una zampina da parte dall'altra. Cosa è successo? Che mentre la comunità di Migo, cioè, si aspettava magari risultati concreti, anche i partner, anche quel che avevano promesso di commercializzare dei DDoS, invece sotto banco Nokia stava preparando un questo accordo con Microsoft, perché anche il proprio CEO praticamente era cambiato ed è Elop, figura veramente disastrosa, perché ex Microsoft ha portato praticamente Microsoft a Nokia ed ha affossato anche la stessa Nokia, che da numero uno della telefonia è diventato, sì, oggigiorno occupa una posizione decisamente più scarsa, ne hanno giuito i concorrenti e hanno pianto, diciamo. Io ho letto in quel periodo lì, c'era un'altissima aspettativa, perché sembrava ci fossero, sì, tutti gli ingredienti, c'era Intel con il suo prodotto, sì, c'era Nokia con la sua conoscenza della telefonia, con un mercato forse anche pronto per ricevere, sì, questo, sì, tipo di device. C'erano tanti potenziali partner di livello, soprattutto asiatici, diciamo, ma una volta che conquisti l'Asia, poi conquisti facilmente America e poi dopo magari l'Europa, e tanti grandi vendor erano disposti, hanno partecipato a questo progetto, alle varie fiere di sviluppo, e proponevano le loro soluzioni. Hai usato parole giuste tu, lo stesso rapporto che aveva Nokia con le Qt non è mai stato completamente chiaro, l'idea che mi sono fatto io è che Nokia non ha mai creduto totalmente nel modello open source, e quello secondo me tanti anche che osservano la realtà open source dal punto di vista magari di sviluppo, magari imprenditoriale, notano che il modello open source per fare i soldi, non come, diciamo, come aspetto etico, o ci credi completamente o non funziona, qualcosa a metà
non ti portano solo svantaggi, perché l'open source ha dei vantaggi se elimini alcuni svantaggi del software proprietario. È una filosofia, è una strada, o la prendi da una parte o dall'altra. Se non credi pienamente, non funziona. Sì, qua faccio le considerazioni che sto facendo adesso, appunto. Questa storia praticamente è emblematica perché racconta il mancato protagonismo di Linux sul mercato, nel senso degli scaffali proprio dei negozi, oltre che avevano le carte dei prodotti, che forse avrebbe portato mobile a conquistare la notorietà che ha conquistato poi Android. Non lo sapremo mai. Questo protagonismo è mancato per il mercato, ma non però salviamo l'aspetto comunitario, cioè chi si intende, chi ha voluto, chi si intende di Linux, chi si arrangia un po', ha voluto scoprire Linux nella maniera in cui molti di noi. Comunque mi ricordo un piccolo aneddoto, che una delle cose che ha fatto, uno degli argomenti in cui ha parlato su Twitter, rompeva un po' alle varie associazioni gruppi, era proprio mobile, perché ci credevo tanto, dicevo dai parlate nel tuo momento, non è che sarà, magari dopo invece esplosa anche il tempo di Migo, l'ho provato tanto. Tu dimmi quando siamo pronti. Vai. Ok. È che 2 minuti. Ok. Allora, dicevo, se dal punto di vista di mercato non ha avuto quel boom che ha avuto Android, a livello di comunità comunque ha avuto un discreto successo. Perché Linux, con questi progetti qua specifici, anche in questo caso ottimizzati grazie all'open source per i network o per i dispositivi mobili, ha potuto offrire tanti progetti, tante distribuzioni da poter provare con ognuno la sua caratteristica. E tanti utenti, tanti, appunto, come dicevo prima, tanti acquirenti di netbook che si trovavano XP installato, però non vedevano grandi prestazioni, si sono incuriositi al mondo di Linux, perché si sapeva, comunque una voce che circolava, che Linux offre prestazioni migliori anche su hardware non completamente performante. E in più, anche qui molto importante, diciamo, nella storia di computing, è stato il fatto che mentre Microsoft possiamo anche saltare, posso anche continuare, però installa un'icona sulla toolbar, sulla dockbar di Ubuntu accanto con l'iconcina di Facebook, e mi permette, e ho un'applicazione web, cioè direttamente senza aprire il browser o andare a cercare, ottengo una web application e mi dà questa icona, tipo qua, se io questo menu contestuale col tasto destro sulla dockbar di Ubuntu offre delle azioni immediate e veloci. Stessa cosa avviene sulle web application supportate, sono tantissime, per qualsiasi, diciamo, servizio web da Ubuntu. Questa non è una cosa da poco, insomma, fa vedere come, cioè, è differente rispetto a Windows, per dire, a Windows 7 o Windows 8. Windows 8 ha fatto qualcosa per andare incontro al web, comunque, diciamo, ai desktop tradizionali. Cioè, integra, Linux offre dei desktop che danno una forte integrazione o supporto alle applicazioni web. Ma scusa, come funziona? Lui riconosce l'URL? C'è una lista, allora Ubuntu ha registrato una serie di, ha fatto un censimento di servizi web, YouTube, Vimeo, Twitter, tutto quello è una lista, man mano che nascono viene aggiunta, e non fa altro che dare un supporto, fare in modo che, questo avviene, ho visto altri siti, tipo anche blog, fornire questo accesso, perché mentre il sito internet dà una comunicazione che dialoga con Ubuntu, viene fuori il pop-up. Deve esserci anche, non ho studiato nella tecnica, comunque, basta vedere la documentazione. Anche se tu fai tipo uno dei blog, diciamo, più interessanti, purtroppo in inglese, su Ubuntu, che si chiama OMG, Oh My God Ubuntu. Ecco, questo vediamo se me lo fa. Quindi c'è un accordo fra
Ubuntu, il fornitore del servizio che sicuramente deve registrarsi, comunque adesso l'ha tolto perché era un po' invasivo forse. Comunque nella toolbar veniva fuori un'indicazione con il pop-up e all'apertura del sito. Posso anche farvi vedere un attimo. Vediamo dal sito di Ubuntu, ecco. O chi non l'ha già visto, chi segue diciamo Ubuntu oppure il magazine di mobile o di elettronica, forse lo conosce già. Ecco qua ad esempio si vede, ecco, il nuovo Ubuntu, Ubuntu Touch. Nuova versione di Unity che dopo, diversa da quella che sto facendo girare in questo momento sul PC, ma che nelle prossime versioni diventerà la stessa, e una versione di Ubuntu, come dicevo prima, che si adatta a qualsiasi dispositivo. Addirittura se lo provate tipo con macchina virtuale o con simulatore, potete vedere allargando la finestra diciamo dello schermata virtuale come l'interfaccia passa da smartphone, ad esempio da piccolina a smartphone, se lo allargate diventa tablet, proprio in maniera naturale, semplice, perfetta proprio. Tablet, vediamo, giusto per avere una foto anche del tablet, è un'interfaccia ovviamente più larga, però è lo stesso sistema, è la stessa interfaccia, solo un po' più larga. Offre magari la possibilità di avere magari delle schermate più ampie. Boh, vabbè, qua fa vedere un po' di... Ah, ecco, tipo qua. Sì, quello che magari è un po' più piccolino nell'interfaccia da smartphone, viene un po' allargato l'interfaccia da tablet, però è sempre lo stesso sistema, sempre lo stesso interfaccia che si adatta al dispositivo che usate. Questo stesso sistema, ad esempio, la cosa bella sarà alcuni modelli di smartphone, poi bisogna vedere se altri produttori faranno, e rendono possibile collegare attraverso una base lock base lo proprio smartphone per collegarlo diciamo a monitor e tastiera. Quando si fa questa operazione con Ubuntu, automaticamente nel monitor appare Ubuntu Desktop. Se si attacca lo smartphone a una TV, appare l'interfaccia Ubuntu TV. Cioè, con gli ultimissimi modelli di smartphone che sono potenti, perché si parla di processori dual core o quad core, si ha una potenza di calcolo tale, delle prestazioni ormai con gli ultimi smartphone talmente elevati, che è possibile avere tutto il proprio computer in uno smartphone. Cioè, ovunque lo porto, oppure ad esempio, non so se conoscete, il tablet tipo il Transformer, quello che praticamente è un monitor tablet, cui si collega da dietro lo smartphone, se fate questa operazione con Ubuntu nello smartphone, vi appare nel tablet Ubuntu tablet. Cioè, i produttori di hardware, chi vorrà credere in Ubuntu, vorrà, pare che ce ne siano già diversi, che vedremo lungo quest'anno, l'anno prossimo, i modelli, si parla... Io ho sentito voci di Amazon, ma non voglio adesso non voglio sbilanciarmi. Comunque vedremo dei bei dispositivi sul mercato. Avrà questa potenza, diciamo, questo sistema, questo ecosistema nelle proprie mani. Molto, molto, molto bello, interessante. Torniamo qua. Le domande si possono fare adesso? Quando vuoi. Una curiosità, perché diciamo così, la cosa allettante di questo passaggio è che se effettivamente avverrà il meglio e così via, sarebbe interessante provare tutte le applicazioni che esistono sotto Ubuntu, che sono un numero spaventoso, diciamo così, come si è fatto per i siti, trasformare la versione desktop per la versione mobile.
Sì. Cioè quali sono i segnali? Allora, adesso questo è un argomento specifico per gli sviluppatori. Ubuntu ha un portale dedicato agli sviluppatori delle applicazioni e fornisce o sta fornendo tutti i tool per migrare le applicazioni che avete fatto magari per Android o vi dà tutte le indicazioni per poter scalare, diciamo, adattare Ubuntu come ecosistema. È proprio questo che proporrà interessantissimo. Ubuntu ha questo che vedete, questa iconcina, l'Ubuntu Software Center, cioè un suo market con applicazioni open source, a pagamento, c'è di tutto, libri, riviste, quello che volete, è un market, un punto di riferimento molto pratico, specialmente per chi. Questa è una cosa che è stata presentata molto più avanti di Windows, ad esempio, cioè Ubuntu ne ha fatte, o Linux in generale ne ha fatte di innovazione. Il market così, che già esisteva come repository, ma fatto così, proprio come un'interfaccia chiara, una specie di un negozio online, negozio tra virgolette, perché è partito con le applicazioni quasi tutte open source, è una cosa innovativa. Adesso il bello di avere questo software center è che c'è un market che sarà unico, ma che non proporrà solo programmi, giochi, libri, proporrà dopo a seconda anche dei, diciamo, della nazione in cui dipenderà, ad esempio, se si verrà commercializzato il dispositivo in America, in Europa, ci sono provider di servizi, verranno forniti i film, la musica, dipende, dici, se diciamo Telecom vorrà proporre magari un suo dispositivo come Ubuntu, metterà magari il suo servizio di film, adesso se non sbaglio si chiama Combo Vision, praticamente un servizio web, anche quello che offre contenuti multimediali on demand, cioè praticamente uno streaming, tu ti noleggi il tuo film via internet. Ubuntu TV o Ubuntu così in generale propone anche questa possibilità, un provider di servizi o di contenuti multimediali, contatta Ubuntu e si mettono d'accordo per proporre questi servizi sia a pagamento, perché ovviamente sì, questo non è un discorso che accetta per l'open source, ovviamente come ti noleggi un film in videoteca è la stessa cosa, ma si parla di contenuti multimediali, quindi l'Ubuntu Software Center sarà al centro di questi, o se vorranno cambiare nome, non so se nel futuro dovranno cambiare, comunque verranno proposti tutti questi servizi direttamente da Ubuntu. Anzi, addirittura, cosa che non è piaciuta magari a tantissimi, però secondo me l'utente comune, l'utente X, non smanettone, avrà molto piacere, da Unity, da questa ricerca unificata che propone Unity, sarà possibile la Dash, sì. Sarà possibile ricercare, oltre che ai contenuti locali, cioè i propri file, i programmi installati, eccetera, eccetera, anche film, sia residenti, ma anche noleggiabili online, eccetera, eccetera. Voglio dire una cosa solo riguardo a questo qua, che appunto perché l'applicazione esiste già la possibilità per chi vuole, anche appunto una qualsiasi persona di sviluppare delle applicazioni proprio specifiche per Ubuntu Touch, nel senso che sì, nel senso che appunto Canonical l'ha messo a disposizione sotto SDK appunto per poter, diciamo, coinvolgere, ha cercato di coinvolgere anche appunto più persone possibili per poter implementare creare questo insieme di applicazioni sempre più vasto, ovviamente, per poter coinvolgere sviluppatori. È interessante il passaggio proprio, cioè, a scalare, nel senso, io praticamente comincio a lavorare il mio documento al lavoro, poi devo andare al meeting contemporaneamente, perché dopo mi trovo, ce l'ho già il documento che posso fare la modifica all'ultimo momento, posso presentarla, poi già che ci sono prendo un taxi, faccio l'ultima modifica perché mi ha chiamato il collega che serve se presento una cosa.
una cosa particolare proprio è proprio questa fase qua, secondo me, sono proprio nel passaggio cruciale, anche perché tra l'altro queste applicazioni qua, anche applicazioni, diciamo, quelle più semplici, in realtà non è così complicato portarle, però ad esempio applicazioni un po' più complesse come può essere LibreOffice o altre cose, lì probabilmente verranno fatte, cioè non so se verranno fatte o se c'è la volontà cosa di fare delle applicazioni, diciamo una convergenza, insomma, che se possibile in futuro farle girare ovviamente, cioè, appunto sia sul tablet che sul telefono. Esistono già versioni, meglio, programmi Office differenti, però manca un unico programma, perché esiste già, dico, non so, mi mette Quick Office, quelle cose lì che non sono male, tutto sommato. Però manca proprio questa cosa qui, il passaggio di avere un unico sistema operativo che alla fine ti non sono dovuto solo fare un resize fatto bene. È quello che Ubuntu, diciamo, vuole fare, insomma, adesso vediamo come. Sì, si riuscirà, perché il passaggio non è banale. Sì, quello che aiuterebbe a entrare in questa era che propone Ubuntu, ma probabilmente lo faranno anche altri, è quello appunto anche con gli altri sistemi, o magari non per forza con Linux, voglio dire, ma anche con gli altri sistemi operativi, cioè più noi utilizziamo software open source che la maggior parte delle volte sono multipiattaforma, cioè sono disponibili sia per Mac che per Windows, oltre che per Linux, passare questi programmi qua e anche utilizzare dei formati aperti, anche il formato aperto, ad esempio quello di documento di LibreOffice, non è un formato solo per LibreOffice, è un formato open source che qualsiasi programma di questo tipo qua, per l'elaborazione di testi o per le presentazioni eccetera eccetera, può supportare perché è open source. Quindi più noi utilizziamo formati aperti e più siamo liberi nei nostri lavori, nella gestione dei nostri file. Se voi vi tenete come in azienda, cioè questo lavoro ovviamente un po' anche la rivoluzione culturale, ma che si sta facendo nella pubblica amministrazione, nelle scuole, se vi liberate di formati proprietari anche come, diciamo, estensioni di file, poi vi liberate tutte le vostre operazioni. Uno, potete accedere ai vostri file sempre, non in base alla versione del software proprietario che avete, ma sempre. E due, lo rendete fruibile con qualsiasi, non solo col PC, ma magari anche con appunto lo smartphone, perché vengono creati anche sempre come open source in programmi adatti a girare anche sul tablet, sul smartphone. Quindi avete molta più libertà di lavoro, di interagire con i vostri file. Non è una cosa da poco. Sì, non serve, diciamo, oggigiorno possiamo dire che con Linux si può fare 90% delle cose dell'operazione dell'attività? Sì, grosso modo sì. Ci sono delle nicchie, diciamo, in cui magari uno ha difficoltà, ma che sono anche abbastanza, come si dice, circoscritte settoriali. Sì, sì, sono molto settoriali. Sì, boh, ma voglio dire, tipo la grafica spinta, anche se magari. Ah, ma il CAD. O il CAD, anche lì si stiamo muovendo, io sono segnatore e sono molto attento, ecco. Sì, sì. No, ma CAD nel senso intendo il CAD, diciamo, proprio a livello industriale. Per chi è vincolato a perché secondo me è un problema anche di formati proprietari. Per chi è vincolato al DVG gli aggiornamenti dei device, dei tablet Android, dei telefoni Android, che deve essere fatto solo con Windows. Beh, quello dipende anche magari dall'azienda che vende Android. Android come base è open source, però dopo, tra un attimo, parleremo delle problematiche di Android. Ok. Chiesto troppo un'altra volta. Almeno. Dovrei dire. Ho aggiornato troppo presto un punto.
e forse c'è qualche bacco, spero che non sia grave. Meno 2000 punti la presentazione. No, è uscito l'altro giorno. Questa è l'ultimissima versione, non è installata proprio ieri, quindi può essere che ci sia qualche bug. Scusate per l'inconveniente. Di solito si fa capia ad altri. Faccio proprio così. Ho voluto usare perché questo Unity qua è girato sul netbook, quindi andrà meglio. No, ho zoomato fra mercoledì e giovedì. Vabbè, mi spiace per questo. Comunque il discorso è questo, mentre intanto vi avviamo. Allora, cosa parliamo subito di Android? Android è open source, come base, come sistema operativo, diciamo, teoricamente applicabile. Come applichiamo, come installiamo Ubuntu su un computer, Android può essere installato su uno smartphone con hardware compatibile, diciamo. Il problema, diciamo, delle criticità di Android sta nei telefoni che noi compriamo, in negozio con Android, in cui l'azienda che lo vende magari personalizza Android con dei servizi che non sono liberi. Utilizza dell'hardware con il cui driver non è libero. Allora alla fine tu puoi usare Android su un telefono, però non avere un telefono libero in cui tu sei effettivamente capace di installare ciò che vuoi, essere libero di fare quello che vuoi con il tuo telefono. Possono esserci magari dei servizi, che ne so, la Samsung ha i suoi servizi che ti offre, però i servizi Samsung non fanno parte del pacchetto di Android, sono servizi aggiuntivi di Samsung e possono essere software assolutamente proprietario piuttosto che open source come Android. Domanda, se non posso essere root non sono libero di uso? Sì, quella è un'altra differenza, alcuni produttori di smartphone rendono possibile l'accesso, diciamo, con privilegi di root, cioè nel senso la possibilità di effettivamente modificare a fondo, diciamo, il sistema, e altri invece non danno questa possibilità, oppure anche lo smartphone ha il suo bootloader, cioè il suo programmino d'avvio, diciamo, che consentirebbe di eseguire magari su mascherina SD un altro sistema operativo, alcuni lo danno sbloccato, sbloccabile, altri invece no. Quello non dipende da Android, ma dipende da chi poi vende il telefono. Ci sono siti di orientamento su queste questioni? Allora, adesso, se non mi fa scherzi. Bene, parlo. Oh, è sempre un netbook, uno dei primi comparsi sul mercato, se non vorrei dire. Allora, ecco. La Free Software Foundation già dallo scorso anno, forse anche prima, ha fatto partire una campagna che si chiama Free Your Android, comunque vabbè, dipende anche da come l'ho tradotto. Comunque, una campagna per liberare Android, cosa vuol dire? La campagna recita così: Android è un sistema operativo per lo più libero, sviluppato principalmente da Google. Sfortunatamente, come ho detto prima, i driver per molti dispositivi e la maggior parte delle applicazioni del market non sono libere. Questo è un brutto difetto di Android. Il market Play Store di Google non ti dice che licenza ha quel software, e questo è un aspetto abbastanza, cioè ti può dire se è gratis, ma non se è open source, non se è libero, insomma. La maggior parte delle applicazioni non sono libere, spesso agiscono contro gli interessi degli utenti, dopo vedremo alcuni esempi.
spiandoli, e talvolta non è possibile rimuovere, ovvero io ad esempio ho un tablet, un Galaxy Tab da 7 pollici. Alcuni programmi di prima installazione non sono disinstallabili, ma solo disattivabili al limite. E questo non è una cosa da poco, cioè capisci che non sei completamente libero di fare quello che vuoi. Questa campagna che organizza la Free Software Foundation dà molti spunti. Ho tolto il telefono, vabbè, sono, allora lo abbiamo il link subito, lo vediamo dopo. Dà molti spunti su come fare a liberare Android, ad essere più liberi. Allora, vi cito alcuni esempi. Come più smanettoni magari hanno già provato, ci sono progetti firmware alternativi ad Android che si possono far girare tranquillamente sul proprio telefono. Uno di questi, uno dei più conosciuti, si chiama CyanogenMod Mod, ad esempio. Con un'operazione, diciamo, leggermente più complicata, ma abbastanza fattibile, di quella che si svolge, diciamo, sul PC, quando noi mettiamo una chiavetta USB, facciamo partire Ubuntu al posto di Windows, o mettiamo CD, voglio dire, stessa cosa si fa con una memoria SD sul proprio telefono, e si riesce a installare un sistema più libero, come ad esempio appunto CyanogenMod. E cosa vuol dire in questo caso installare CyanogenMod anziché Android? Android punta molto sui servizi di Google. I servizi di Google, a parte il discorso che magari hanno delle criticità come privacy, come libertà, comunque diciamo uno smartphone che punta le proprie funzioni prevalentemente sui servizi di Google e non ti consente facilmente di poter scegliere servizi terzi, non è abbastanza libero. Cioè quello che tu puoi fare sul desktop, magari di scegliere servizi che ti piacciono su uno smartphone Android, non è poi così scontato. Allora ad esempio un firmware alternativo come CyanogenMod ti consente di liberare, di non far dipendere, diciamo, tuo telefono dai servizi di Google, ma di poter metterne degli altri liberi. CyanogenMod è una delle distribuzioni, diciamo, che fa meglio il compromesso, diciamo, tra le funzionalità e la libertà, perché purtroppo il discorso dei driver non si risolve cambiando il sistema per sì, cambiando firmware. Cioè se il nostro dispositivo Android ha bisogno di driver proprietari, anche CyanogenMod per vedere ad esempio il wifi o per connettersi con la rete telefonica avrà bisogno di quei driver proprietari, quindi non si scarica. Pochi telefoni possono essere supportati completamente open source, però diciamo è un buon compromesso che dà libertà. Da CyanogenMod c'è un altro firmware che è il più puro di tutti, diciamo 100% free software, che si chiama Replicant, che però appunto essendo completamente free software prende CyanogenMod, toglie ciò che è proprietario, quindi anche magari dei driver, e vi dà un sistema completamente free software, però funziona su meno dispositivi. Diciamo che la campagna che organizza la Free Software Foundation punta a questo: uno, a far conoscere soprattutto magari delle criticità di Android, e due, a offrirvi dei software alternativi con cui poter, diciamo, essere più liberi con il vostro stesso dispositivo. Un evento molto carino, che è l'equivalente, diciamo, dell'install party per chi li conosce, cioè quegli eventi che di solito vengono organizzati appunto dalle associazioni come il Luoghi di Pordenone per installare, aiutare a installare, diciamo, Ubuntu o altre distribuzioni Linux sul computer degli appassionati, di chi si rivolge, insomma, a questi eventi qua. E l'equivalente per gli smartphone e i tablet viene chiamato Android Liberation Party, e sono attività che spero si nascano e prolifichino bene in Italia, ovvero insomma degli utenti smanettoni vi aiutano
a installare questi firmware alternativi, come c'è in modo appunto come vi ho parlato, sui vostri smartphone, e vi raccontano appunto le particolarità del passaggio, cosa avete in più se passate questi sistemi qua. Uno invece è un'operazione, diciamo che installare da soli, se non siete stati pratici, appunto un firmware alternativo come questo sul proprio telefono, necessita un po' di qualche conoscenza in più, diciamo, è più facile installare, diciamo, sicuramente Ubuntu su un PC normale che non c'è uno in modo su un telefono Android. E quindi, diciamo, o è bene affidarsi in questi eventi qua ad esperti, oppure se avete un amico che sa farlo per bene, affidatevi a lui. Altrimenti, senza, diciamo, andare a mettere a rischio il vostro telefono, il vostro tablet, c'è un'altra possibilità di accedere a tanti programmi open source, free software certificati 100% e servizi altrettanto liberi, che si chiama F-Droid. F-Droid è, diciamo, un repository, un market, se vogliamo, di applicazioni completamente libere, 100%. E non può contare sui numeri, diciamo, del Play Store di Google, ma ne offre attualmente, ad esempio, 700 circa. E la particolarità è che per usare questi programmi, che vanno veramente... Pausa tecnica. Okay. Io approfitto bene per... come la RAI dovrei documentare. Da quando Ubuntu Touch da provare? Già adesso. Già provato. Sì, funziona bene perché è stato fatto per... Graficamente sono io. Non supportato. Allora, vediamo, siamo fortunati. Allora, questa è la campagna della Free Software Foundation Europe, si chiama Liberal to Android. Allora, qui trovate tutte le indicazioni per liberare tutto il dispositivo Android, il nostro cellulare, e tutti i vantaggi. Ecco, questo qua è il discorso della... I vantaggi di liberare con un firmware libero Android, ovviamente, dà tutti i vantaggi sulla libertà, sul controllo e sul il rispetto della privacy. Come dicevo prima, ecco, se questa legge è tutto, comunque la maggior parte dei dispositivi mobili non sono comprati da utenti, ma dal produttore e dall'operatore. Il software che gira non è software libero, il telefono Android è l'unico software libero e add-on proprietari normalmente non lavorano nel pieno interesse dell'utente. Il motivo più importante per avere software libero e che quindi può essere analizzato e controllato su che cosa faccia, su che cosa comunichi i nostri dati, è praticamente importante per la privacy, perché il nostro telefono ovviamente ha le nostre informazioni, ma non solo le nostre, ha anche, ricordatevi sempre, una rubrica con l'indirizzo dei vostri amici, e dopo vedremo perché questa cosa è importante, oppure foto che non vi traggono magari solo voi, e alcune applicazioni per Android sono malevole e fanno delle cose che non dovrebbero. E quindi poter attingere, dopo ne farò alcuni esempi, poter attingere a un repository o un market, diciamo, certificato open source, e quindi io li leggo sempre, non è scontato, comunque diciamo che la realtà è il software libero garantisce insieme sia il codice libero e quindi possibilità di studiare delle cose, ma anche, oltre che la libertà appunto dell'utente di poter usufruire di questo codice, ma anche del rispetto della privacy dell'utente. Questo è insito nella cultura del software libero, ma gioca anche forza come indice di reputazione di chi allestisce un servizio libero. Dopo vedremo alcuni esempi.
quello che vi dicevo prima, ecco, questo qua è, vediamo se riesco un po', ok, allora questo è FDroid, un repository di software per Android con solo software libero, e qui vedete, potete vedere, potete leggere le istruzioni, è facilissimo installare come un'applicazione, bisogna solo andare nelle impostazioni di Android e dire accetta software terzo, cioè non solo proveniente dallo store di Google. E una volta che avete, boh, qua c'è una schermatina ad esempio, comunque questo client, questo repository vi apre appunto questo market, e oltre a permettervi di navigare e vedere le descrizioni delle applicazioni, tiene anche conto degli aggiornamenti, quindi potete gestire gli aggiornamenti delle applicazioni che avete installato da questo repository. Oppure potete, se volete, anche navigare direttamente dal sito e vedere, ecco qua, potete navigare, guardate qua, tutte le categorie come per i programmi per Linux, Office, navigazione, multimedia, internet, giochi, sviluppo, di tutto, c'è di tutto, qua potete vedere nel dettaglio. Potete navigare, andare a vedere il dettaglio dell'applicazione, la licenza, bene evidente qual è, e questo non è, dovrebbe essere, io questo qua è un aspetto veramente carente in tanti, anche in Firefox OS di cui parleremo dopo, purtroppo non viene messo magari applicazione free o gratis, ma non che licenza ha. E questo purtroppo sì, sarà semplice per chi magari non conosce questa realtà, però una volta che si conoscono i vantaggi dell'open source, cioè sarebbe bello anche avere questo riscontro. Invece l'Ubuntu Software Center e FDroid, ad esempio, vi scrivono bene licenza, tac, non solo gratis. Anche perché non è detto, anche se nella maggior parte dei casi è così, un software open source non è detto che sia gratuito, può essere anche venduto. Anzi, sarebbe anche da incoraggiare, nel senso, una specie di contributo, donazione forzata se vogliamo, però sempre frutto di lavoro di persone, quindi una persona potrebbe anche decidere di venderlo, però di dare comunque il codice affinché possa essere studiato, implementato, eccetera. Io sul mio tablet, che non ho portato qua con me perché vabbè, per questa presentazione, ho installato e sto usando FDroid. Vi permette di installare di tutto, sono applicazioni anche molto belle, molto pratiche, potete mettere, sì, ho installato Firefox, cioè potete bypassare l'esigenza di avere un account Google, non è una cosa da poco, perché come vedremo dopo, o non piace, anche se Google offre servizi veramente di alta qualità, possono piacere, è dappertutto come tipo di sì, voglio dire, da YouTube a Gmail a Google Maps, sì, cioè, sono servizi effettivamente che funzionano, però hanno dei contro non da poco. Voglio dire, se uno decidesse, ma se io non voglio Google, c'è un'alternativa? Ecco, il fatto di liberare con Android c'è un problemino da questo punto di vista, perché sì, è incentrato sui servizi di Google, e quindi poterlo liberare da questi, dati la scelta, è dà molta libertà. Bon, assolutamente vi suggerisco, donate se potete fuori soldi a questo progetto, perché è molto importante. Cioè, questo è uno dei passaggi importanti in cui GNU Linux, in realtà open source, entra nell'era touch, cioè con una proposta valida, alternativa. Io ho visto comunque da poche applicazioni crescere questo progetto, e quindi anche piccole donazioni se potete farle, cioè è molto, non è software di seconda classe o dei poveri, è software buono. Io uso un client ad esempio per Twitter che è spettacolare, va benissimo sul tablet, è potentissimo, cioè è software valido,
ovviamente chi lo sviluppa, sì, magari un aiutino economico, anche chi organizza il progetto, va bene. Quindi donate, donate, donate. E a Lug dico, organizzate se potete, se c'è qualche tra i membri, tra i soci, qualcuno esperto, un liberation, andrà di liberation party, sarebbe molto attuale e sarebbe da lavorarci, con la butto lì, Sondate. Allora, vediamo. Non riesco a far vedere. Allora, questa è la pagina di Mozilla per, diciamo, dispositivi mobili. Allora, cosa offre in questo ambito Mozilla? Offre il suo sistema operativo Firefox OS, il Firefox Marketplace, che è praticamente l'equivalente dello store per Chrome, ovvero ora il browser Firefox supporta le applicazioni web, ha un suo market, che è questo qua, il Firefox Marketplace, e potete installare le applicazioni web tramite questo market in Firefox. Questo market funziona ovviamente anche con Firefox OS e il terzo prodotto per il mobile, ovvero Firefox per Android, che io lo uso già da parecchio tempo, va veramente molto bene, ha un'interfaccia ottimizzata sia per smartphone che per tablet e vi dà il vantaggio che danno i programmi, qua li ho scritti, adesso vi faccio vedere. Boh, qua giusto, ne ho messi qualcuno. Per accedere ai servizi web, allora dico, via browser, se open source abbia una maggiore garanzia, quindi se utilizzate un browser open source come Firefox Chromium è meglio. Anche se usate un client o un'applicazione per accedere direttamente al servizio web, se open source abbia una maggiore garanzia. Abbiamo visto ad esempio Fedroid che può darvi una varia scelta di applicazioni in questo senso. Cosa si aspetta dal servizio open source, ma dall'open source in generale? L'open source è un valore aggiunto, io qua ho elencato alcuni punti. La trasparenza del codice, sappiamo che cosa fa, possiamo sapere che cosa fa il programma. La qualità, essendo sviluppato in maniera collaborativa, ovviamente più occhi sullo stesso codice vedono più errori, possono correggerlo, possono migliorarlo, il software aperto può essere anche implementato, quindi plugin, nuove funzionalità. Sicurezza, per la stessa ragione, e velocità di sviluppo, come avevamo detto prima. Quindi il mio consiglio è sempre open source, vale la pena, sia per il desktop, per il browser, per tutte le applicazioni che volete, che per le applicazioni mobili. Quindi io vi suggerisco, provate Android, provate Firefox per Android, provateli. Quelle lì sono applicazioni che potete vedere, come vi dicevo prima, che le applicazioni mobili alcune fanno molti scherzi, chi vuole Android o ha mai provato quando installi un'applicazione su Android, ad esempio, una delle prime cose che vengono fuori prima di installare è l'elenco dei permessi che chiede quell'applicazione. Può succedere, ad esempio, mia moglie con il suo smartphone ha installato un giochino che si chiama Cat the Road, uno dei primi era. Tra i permessi che chiede un gioco, voglio dire, vabbè, può scaricarlo, magari una web application può scaricare dal web, connessione a internet, va bene. Un altro era però l'accesso alla rubrica, ai tuoi contatti. Che cavolo ti serve
in un gioco per uno smartphone l'accesso alla biblioteca. Questa è una cosa che bisogna stare un po' attenti. Vuol dire, quando si installa, non dire sì, clicco, ok. Purtroppo è una cosa sì che ci vuole un po' di attenzione, però voglio dire, quando diciamo che si è andata avanti alla cieca e vi affidate a un software open source, è più facile che sia onesto nei vostri confronti, non vi chieda informazioni. Ma... i permessi di richiesta sono vincolanti? Cioè, devo accettarli tutti per andare avanti o posso? Sì, perché se no non te lo fai installare dal market di Google, almeno poi cioè te li fa vedere e basta. Ah, ti dicevo così a ciccia. Poi non so dirti se ci sono dei programmi terzi che ti permettono poi di restringere gli accessi. C'è qualcosa su F-Droid, io ho visto però non ho provato, non ho installato, è da vedere. Però voglio dire, chi si affida, adesso parliamo all'utente generale, se tu vai Play Store di Google, vedi, selezioni il programma, ti dice, quando dici installi, ti viene la schermatina, i permessi, cosa si connette, quello riesce, è da guardare secondo me. E specialmente, non dico che ti dica perché ovvio che certe applicazioni, un client di messaggistica, di SMS, ovvio che devi accedere alla rubrica, se no come fai a mandare gli SMS se non è quella preinstallata, devi installare una tu, quindi quello lì ti suona giusto, però installi un gioco che ti chiede di accedere alla rubrica oppure alle tue foto personali, perché ti deve... pensando all'eresia che invece se scarichi qualcosa per iOS, quindi sui dispositivi Apple, lui non dice niente, te lo scarica e quando lo lanci lui dice voglio accedere alla rubrica, no, e lui va avanti e non ha accesso alla rubrica. Su quello non so dirti perché non ho mai toccato. Per questo mi sembrava strano che... Beh, penso che il principio vada lo stesso, controlla cosa ti chiede. Anche il principio il leader del mercato business, BlackBerry, è piuttosto rigoroso su questo punto di vista. Nel senso che, come dicevi tu, ti fa installare l'applicativo, poi al momento dell'avvio dice ho bisogno di questo, mi dà il consenso o meno. Cioè, io vi dico una cosa. Dipende dal tipo di applicazione, sì, però può o funzionare o non funzionare. Oppure con limitazioni. Cioè, quello che ti posso dire per certo è che un dispositivo che monta iOS, quindi un iPhone o un iPad, ti offrono sicurezza in cambio di un totale controllo, nel senso che tu puoi installare, non puoi installare da store terzi, diciamo, ma solo dallo store che ti dà Apple. Altrimenti ci sono i jailbreak, vabbè, ma quello è una forzatura, diciamo, che il prodotto così loro intendono sicurezza uguale totale controllo di Apple sul tuo dispositivo, a tal punto che Apple può da remoto disinstallarti un'applicazione senza avvisarti se ritiene che è dannosa. Purtroppo è così. Non solo se è dannosa, magari. Il sindacato ci dice. Sì, boh, diciamo che la scusa. Solo se mi piace, se non mi piace. Ho installato la sveglia. Si installa anche BlackBerry, non così terribile, ma sto guardando ecco. Un'applicazione barcode scanner. Vedo cosa può fare. Caspita. Sì, ecco, uno scanner di codice a barre, sì, boh, diciamo che si commette a internet per accedere a un database perché deve vedere cos'è, boh, quello può farlo, ma se ti chiedi altre cose strane, accenderà la fotocamera. Sì, fermo foto e video. Il permesso. Sì. Okay. Boh, adesso insomma. Anche giochi proprio su Android. Ci sono giochi, ci sono quelli che dicono beh, quando c'è solo la rete va bene, quello che posso fare multimedia e basta, ma ci sono quelli che ti chiedono appunto lettura delle chiamate, lettura di SMS, lettura che cacchio serve a un gioco, sì, cosa leggi, registro, chiamate, lettura, sì, video, sì, cosa gli dici, leggi i di chiamate. Quando chiami o punto SMS, punto leggi della rubrica, no, se poi dipende i tuoi nomi. Punto accesso al tappage, così fanno un database. Ma semplicemente lo vendono a... Ecco, adesso vi faccio un esempio piuttosto... Allora, non so se conoscete questo servizio qua. Bene, allora,
e lo vendono liste. Il problema è che... Allora, WhatsApp è un servizio, di messaggistica istantanea, cioè è come mandare SMS, come un programma diciamo di chat, però da quando esistono gli smartphone ovviamente c'è esigenza di far durare la batteria il più possibile, mentre il computer magari è collegato alla presa elettrica, quindi che ne so, Skype può essere sempre connesso, un programma come un Messenger X può essere sempre connesso, il mobile vuole risparmiare risorse preziose, quindi le applicazioni mobili hanno quelle che si chiamano, diciamo, le notifiche push, diciamo, questi servizi qua, anziché stare sempre connesso tipo Skype a vedere chi c'è in linea, risparmiano sulla banda e, quando sono pacchetti all'occorrenza. Esatto, ecco, vedi bene. E quindi questo servizio qua si è diffuso tantissimo a livello proprio planetario, perché sostanzialmente fa dialogare le persone via cellulare spendendo praticamente il costo della connessione, quindi il minimo con i contratti attuali, no? Infatti si è sostituito quasi in toto gli MMS. Cosa è successo? Ovviamente se tu elimini il traffico SMS perché dai una roba gratuita o quasi, WhatsApp è gratuito, non dipende da che piattaforma, diciamo, mi pare che in prova gratuito per un anno e poi costa tipo 79 centesimi all'anno, cioè niente. Che cosa è successo? Fortunatamente ha pestato i piedi a chi vende gli SMS e quindi i provider telefonici, e di che ha mosso il garante italiano per la protezione della privacy, di solito non si muove neanche a morire. E che cosa succede? Che ha fatto una domanda specifica a WhatsApp, perché questa applicazione accede alla rubrica dei contatti e si ricopre sostanzialmente, diciamo, accede e quindi entra in contatto. E questo è un problema, perché già l'utente che installa l'applicazione non legge i termini di servizio, quindi difficilmente si rende conto di cosa sta facendo, di cosa comporta sottoscrivere quel servizio. E, però tu, almeno tu hai la possibilità di leggerli, ma chi sta nella tua rubrica, che è gente che non c'entra per niente con te e magari quella persona non la conosce, come fa a essere coinvolta a finire, diciamo, a dare le proprie informazioni senza neanche prestare consenso? Questo è un problema. Sono curioso di vedere cosa risponderà e se cambierà qualcosa. Chi lo sta usando ha dato permesso per questa cosa qua. Io ho detto non sto usando, purtroppo cosa succede? L'amico lo usa, dai, usa anche tu, ci siamo lì, perché ragazzi, vabbè, sarà per ticchieria, quello che vuoi, o che non hanno soldi, effettivamente l'SMS non te lo mandano, sì, c'è chi magari mi parli via Facebook, mi parli via Twitter, mi parli su WhatsApp, e tanti installano la cieca e purtroppo c'è questo problema. Coinvolgi, fornisci i dati terzi della gente che sta nella tua rubrica, un'azienda che sai tu come li utilizzerà. Ne parlavamo di sicurezza durante Linux Arena, e parlavamo proprio, abbiamo dimostrato l'argomento della privacy, e anche il relatore gli diceva che la legge della privacy italiana è assolutamente stringente rispetto ad altre leggi, soprattutto quelle americane, in cui il trattamento dei dati è una cosa molto, molto leggera, per cui noi arriviamo al paradosso che noi controlliamo cose che fanno altri, perché questa qua è il garante italiano che sta controllando come si comporta l'applicazione. Probabilmente in altri paesi non si pongono questo. Sì. Infatti molti soldi della Apple derivano dalla proprietà delle carte dei dati riguardanti le carte di credito che hanno fatto questo store. Diciamo, questo diciamo è un aspetto diciamo malevolo del software, del servizio, e quindi penso che anche a livello internazionale si può ricorrere a un appesamento del genere. Noi come Europa, non tanto come Italia, ma diciamo proprio come Europa, abbiamo maggiori tutele sulla privacy. E probabilmente avete letto, vediamo, dovrebbe aver salvato anche questa notizia qua,
su Google. Sono due notizie su Google interessanti. Vediamo. Allora, questa riguarda i risultati di ricerca, che qui in Europa, appunto la nostra normativa sulla privacy ha bloccato la nuova, policy della privacy di Google, e in particolare su risultati di ricerca. Qui in Europa sta obbligando Google a rendere chiaramente evidenti e chiari quali sono i risultati di ricerca diciamo pubblicitari, pubblicizzati, cioè legati all'attività di Google come venditore di pubblicità. E non è una cosa da poco. Ma mi pare che abbiano uno sfondo diverso o con un carattere diverso. Ma adesso vediamo come Google si differenzierà. Ma questa sì, è già una cosa diversa. L'altra invece a me fa un po' sorridere, comunque ve la faccio vedere. La fa sorridere, adesso vi spiego perché. Allora, tale consorzio, Fair Search Europe, fa ricorso all'Unione Europea, appunto, accusando Google e Android di abuso di posizione dominante. Chi fa parte? Allora, questa Fair Search Europe non è un consorzio no profit o pro consumatori, è formata da aziende tra cui chi? Nokia e Microsoft, che vedono erodere il loro dominio. Allora, no, comunque, risate a parte su questa cosa che appunto non mi fa ridere, perché era il monopolista. Gli ex dominanti. Ex dominanti. Sì, è vero, perché la situazione è questa. Allora, Windows deve chiaramente farti poter scegliere, dopo appunto vari esposti nell'Unione Europea, il browser è stata sanzionata, è stata ripresa, deve esporti i dati alla libertà di scegliere il browser e basta, sarebbe ancora da dire. Comunque, diciamo, la ripresa dell'Unione Europea su Windows è quella di dare la libertà di scelta in browser liberamente da parte dell'utente. Ma c'hai inciampata da poco? Un paio di settimane fa, sì, c'è tornato a ciampare Windows 7, non ho tornato a metterlo forzatamente in Explorer. Sì, io ovviamente non sono aggiornato sull'ultima versione di Windows, se vuoi chiede, sì, sì. Mi sembra che con Windows 7 chiedeva con la versione normale, sì, col Service Pack sembra che abbiamo nuovo tolto questa cosa qua, sì, e quindi l'Unione Europea era di nuovo sanzionati 200 all'accesso internet. Windows doveva fare della schermata, esatto, in cui anziché proporti Internet Explorer e basta, ti fa scegliere quale browser vuoi scegliere e ti fa un elenco, ti facciamo un elenco di browser, eccetera. Lo stesso discorso però portato su dispositivi nuovi, su Android, vale appunto per il discorso che dicevamo prima di Android, che sostanzialmente ha l'accensione che offre tutta una serie di servizi fondamentalmente basati sui servizi di Google. Allora lì l'utente li usa, ma non sceglie o non gli viene comunque prospettata la possibilità di utilizzare, che ne so, delle mappe differenti rispetto a Google Maps, o un servizio di ricerca differente dal servizio di ricerca di Google. E questo sarà interessante vedere se si tradurrà in un'altra sanzione. Penso anche che sia interessante, cioè, nel senso, più il fatto che te la mettano come predefinito, il fatto che probabilmente non riesci a toglierlo, forse, adesso non so. Sì, perché sì. Perché quella è anche il punto importante, penso. Però tu pensa, cioè, da statistiche, non so, mi sembrano attendibili, comunque, chiaro che un sondaggio delle statistiche hanno un campione piccolo, comunque, diciamo che si vede che gli utenti di computer, di telefoni, di qualsiasi cosa, tendono a utilizzare prevalentemente il software di prima installazione, senza porsi tante domande.
E questo lo potete vedere anche dalla drammatica percentuale di utilizzo di Internet Explorer come browser anziché gli altri. Vabbè, io rido un po' perché sì, ha questa fama Internet Explorer di essere un cattivo software. Magari in tutte le persone funziona anche bene, comunque diciamo è un po' odiato sia gli sviluppatori web che degli utenti. No, è così, nel senso che quando ti accendi un dispositivo, tanti che non stanno a chiedersi come funziona, non sono informatici, accedono, usano le funzioni, quindi usano quello che trovano. Quindi, essendo Android la piattaforma più diffusa nei telefoni e magari presto anche nei tablet, il problema c'è. Google diventa troppo forte. Vi do un altro aneddoto su questo discorso. I dispositivi Nexus, ok, pausa tecnica per il video. Sì, ne possiamo andare avanti ancora molto perché tra poco alle 11:30 non è. Ok, partito. Ok, bene. Allora tagliamo il discorso del Nexus. No, volevo dire che c'era un rumore che diceva che il tablet Nexus 7 di Google, che al momento dell'uscita era un prezzo super competitivo, fosse venduto o alla pari come prezzo o addirittura in perdita. Per cosa? Perché offre una serie di servizi con cui Google si rifà abbondantemente dei guadagni. Tipo? Tutti i servizi di Google. Perché i servizi, tipo? I servizi voglio, Gmail, YouTube, mappe, ricerca. Passiamo subito al discorso, allora. Comunque è una scelta di marketing, non c'è niente di legale. Che Google conserva i tuoi dati e li rivende. Sì, adesso vediamo subito alcuni spunti. Vi do alcuni spunti. Allora, questo qua è la sinossi della puntata di report che ho consigliato quando avevamo parlato alla presentazione. Sì. Si chiama Il prodotto sei tu. Lo trovate sul sito della RAI se volete vedere tutta la puntata. Allora, qui praticamente gli intervistatori hanno intervistato dirigenti, responsabili, e sono andati direttamente da Facebook, Google, i vari quartieri generali, uffici in Europa e in Italia. Allora, vediamo cosa dicono. Ad esempio Facebook, discorso della pubblicità mirata. Noi offriamo a chi deve fare la pubblicità la possibilità di prendere di mira un determinato gruppo di utenti. Ad esempio, chi vuole rivolgersi ai maschi dai 18 ai 40 anni che vivono a Milano perché vuole vendersi e vuole vendere loro qualcosa che pensa che possa interessare. Cioè, questi servizi offrono la pubblicità mirata. La pubblicità mirata è la stessa cosa che fa Google, dopo vedremo come. Cosa fa Google? Ecco qua, ad esempio. Per esempio, se vai su un sito del meteo, noi sappiamo che ti interessa che tempo fa. E lo sappiamo perché c'è un codice di Google su quella pagina che fa comparire la pubblicità lì. Così noi lo veniamo a sapere il comportamento della sessione di navigazione e costruiamo un profilo, attenzione, di quello specifico utente. Non è dell'utente di Google, ma del navigatore. Cioè tu passi sulla pagina che tratta un argomento attraverso il cookies e la tua attività, il tuo passaggio viene registrato e a seconda dell'argomento che tu hai visitato ti viene proposta della pubblicità mirata. Adesso io l'ho semplificata molto, ma è un meccanismo che si chiama tracking dell'utente. Mm-hmm. Però esiste anche l'anti-tracking. C'è il programmino. Sì, ci sono due, sì. Che li fai partire e li fanno l'anti-tracking. Se è andato giù. No. Se la freccia giù ha fatto di nuovo, aspetta, lo so, la freccia là, no? Ah. Quello di forme offrono alle aziende di marketing la possibilità di fare pubblicità mirata, ovvero voi nei vostri profili mettete quello che vi piace, le vostre attività, e date una descrizione di quello che vi. Sì, delle vostre preferenze. Anche attraverso quello che scrivete, attraverso quello che linkate, attraverso le vostre fotografie. E tutte queste informazioni servono a Facebook affinché possa dire all'agenzia di marketing
e guarda, quell'utente là piace l'auto sportiva, puoi fare la pubblicità a lui. E quindi dà degli strumenti a chi, appunto l'agenzia di marketing che vuole fare pubblicità mirata, cioè una pubblicità che rende molto. Perché non è come la pubblicità, diciamo, generica, statica, la pubblicità che c'era prima, è come un cartellone per strada, vuol dire quanta gente passa. Quel prodotto, metti, che ne so, un'auto, una birra, non lo so, passa un astemio, non guarda la pubblicità della birra, cioè è pubblicità che investe non mirata, cioè che becca dove becca. Invece la pubblicità mirata, chi si affida, chi la fa sa che va a secondo proprio target, no? Però quello che stiamo demonizzando, noi che abbiamo vissuto la fase di passaggio dal web 1.0 al 2.0, dicevamo il sito ci riconosce, cioè lo vedevamo come un improvement. No. Cioè c'è stato un eccesso di utilizzo di questo sistema che adesso ci prende una connotazione quello negativa. Allora, questo sistema fa vivere il web e di per sé il marketing mirato non è granché, sì, è fastidioso, però voglio dire, fa vivere il servizio che ti ha offerto gratuitamente e dall'altra parte c'è chi ti fa pubblicità che tutto sommato puoi gradire o non gradire, non te ne frega. Il discorso è i profili generati con i nostri dati, come vengono gestiti? Io con i termini di servizio firmo un contratto ben preciso, questo contratto è un papiro bello lungo, gli utenti spesso non lo leggono, anzi praticamente facilmente non lo leggono, e il problema è lì, che cosa dice questi termini di contratto? Dicono ad esempio che questi profili che contengono più informazioni, che possono essere anche molto personali, facciamo ad esempio, quelli profili ottenuti con i risultati delle vostre ricerche web possono essere molto personali, possono riguardare ad esempio il vostro stato finanziario, se cercate prestiti, se avete problemi, magari anche il sito per vedere queste cose qua, possono riguardare dati sulla vostra salute, lavoro, malattie, anche cercare lavoro. Qualsiasi cosa. Sì, no, perché io cerco lavoro e mi arrivano tutte le email, non dico altro. Sì, ma voglio dire, ci sono delle informazioni che forse tu non vuoi che siano pubbliche. Allora, cosa succede? Queste informazioni valgono su quei soldi. 10 secondi. Sì, e vabbè, cosmai ne proviamo oltre. Sì, sì. Lo tagliamo. Giusto per finire il discorso.